strade abbandonate a se stesse, nessuna manutenzione o quasi. Si potrebbe dire che buca chiama buca. Pericolose per automobilisti, ma soprattutto per motociclisti e ciclisti. E sebbene il problema del dissesto dei manti stradali sia abbastanza diffuso in tutta la Calabria, la zona delle Serre Cosentine sembra essere quella maggiormente colpita, messa davvero in crisi. Per raggiungere da Cosenza, Marano, Cerisano, Mendicino e viceversa, lo slalom si rende obbligatorio per non fracassare pneumatici e ammortizzatori. Eppure siamo alle porte di Cosenza, in piena zona urbana. Strade da molti anni non riasfaltate o forse mai asfaltate a regola d'arte. Insomma, il manto stradale sembra uscito da un bombardamento con buche di ogni tipo e toppe e rattoppi molto relativi e poco duraturi. Un tour che ha dell'incredibile. Gli automobilisti costretti a percorrere queste strade sono esasperati. Le strade sono tappezzate da, io credo nemmeno cemento, terra, che dopo un giorno, due giorni, questa terra va via. La condizione delle strade è molto penosa perché ci sono delle buche abbastanza profonde dove uno ci può rompere cerchi, gomme. Quelle che ci rimettiamo siamo noi poveri autisti che ci rimettiamo con gomme, ammortizzatori. Ci sono delle buche e non vengono mai sistemate. E purtroppo si sistemano solo quanto siamo addirittura d'arrivo delle elezioni comunali o regionali. Stefania Belvedere per la CNews 24.